Vai, introduci, il video è partito. Introduciamo. Lo stiamo facendo qui. Una nuova rubrica della pagina. Vi faremo vedere un po' com'è ridotta la nostra cara vecchia città. Ecco, faccio un piccolo giro. Solo questo è solo l'ingresso, eh. Vari insulti alle forze dell'ordine. Ecco, vediamo un attimino. Adesso entriamo nel dettaglio, però, perché le cose belle vengono dopo. Vediamo la totale assenza di illuminazione. Di una luce c'è, ma non funziona da anni. La notte dei tempi. Eccoci qua, qui ci sono altre scritte, qualcuna inneggiante odio verso le forze dell'ordine, qualcun altro meno. Chissà, sono pure firmati, sappiamo forse chi è. Certo, con senza cognome non ci fai niente. Questo è carino invece, già le scritte è già un po' una cosa decente. Sì, diciamo che questo qui è un imbrattamento un po' più decente, ma è coperto da altro, quindi non possiamo. Ragazzi, poi dovete fare Ecco, un esempio potrebbe essere queste questo. sciangherie, fate queste, ma dico quello. Allora Anche andrebbe questo è fatte, perfetto. però visto che tanto non si può resistere. Non stiamo inneggiando atti di Avevo detto, non bisogna vandalici contro farle, le ma meglio strutture. quelli che gli scarabocchi. Ecco un'altra luce che doveva funzionare, invece, come potete vedere, manca addirittura il neon, se sono fregati anche quello. La cosa prosegue, eh? Più o meno tutto il muro. Qui ci hanno riprovato a dare una ripulita, ma senza scarsi con scarsi risultati, perché come vedete ci sono nuove scritte. Ah, ho fatto vedere il lato destro. Ecco, qui siamo a livello binario per poter ammirare in tutta la sua bruttezza. Quello che è rimasto della centrale umbra. Adesso se si tolgono di mezzo faccio un attimo, mi rigiro. Ecco, bambini, imparate che qui c'è quello che vedete scritto. Qui ancora scritte, Possiamo andare fino alla tua volendo. stavolta sportive. Aspettando, questa è la tua. Possiamo proseguire, questo è un segnale del CAI. Questo forse è l'unica cosa positiva che hanno fatto in questa zona. Club Alpino Italiano, lo penso sappiano tutti. E niente, adesso vi faccio vedere rapidamente la zona in cui siamo. Ecco lì la cupolina abbandonata a se stessa con le tre luci che non funzionano, naturalmente. Qui abbiamo dei roveti, sterpeti con fili elettrici a terra, speriamo non elettrificati. Adesso vi facciamo vedere la fermata del Faggio che sta poco più avanti di qua. Nel frattempo facciamo un breve paesaggistico. Questo è quello che vediamo tutte le mattine quando ci alziamo. Oddio, il cielo non è mai così, però. Un piccolo cenno di vita floreale. Attenzione, a gennaio abbiamo questi fiori già aperti. Alla fine del gennaio siamo a centro inverno, già fioriscono. Ecco, questa era la vecchia stazione che c'era prima, era qui sotto. Come potete vedere adesso è ridotta così. Se mi riesco ad affacciare senza cadere di sotto vi faccio vedere com'era, ecco, laggiù c'è il cartello, laggiù c'è il vecchio ingresso. Quello che avete visto sta a circa, quanto sarà? 5 metri qua sotto.
Valutatelo voi, io sto salto un paio di metri e più, anche il doppio di me, quindi facciamo questo a 4 metri d'altezza. Un monito per tutti quelli che si avventurano su questa strada di notte, che non c'è mai neanche un lampione. Se scavalcate perché avete un bisogno impellente, fate un volo da 4 metri e vi rompete le ossa qui dietro. Ecco, magari da qui riesco a farvi vedere un'altra angolazione, la stessa, il cancello che adesso limita l'accesso alla vecchia stazione. Impressioni? Impressionante. Pensate che tutta quest'opera è stata fatta con soldi pubblici, eh? Nella fattispecie delle nostre, delle tasse. Cioè no, questo è come ridotta. Io chiedo scusa per le rotazioni improvvise del video, ma purtroppo essendo in diretta non posso mettere pausa. Ecco, adesso accendiamo anche la luce più potente, guardate qua. Questi li hanno messi dopo che hanno provato ad attraversare da qui, ma poi la ferrovia è entrata in disuso qualche mese dopo e sono rimasti i pannelli in questa maniera. Adesso spegniamo così il video risulta che non registriamo niente, invece stiamo girando in puro stile, se no che indagine è. Qui in questo punto inizia il sentiero che porta su alla montagna della Croce, uno dei tanti sentieri. Adesso proseguiamo velocemente, se si fa per dire a piedi è un po' difficile. Questa intanto vediamo che è una delle tante caselli che c'erano lungo la vecchia linea. Tintate case insomma abitabili adesso, dopo un accurato restauro. È una zona ricchissima di uliveti. L'olivo qui non manca, forse è per quello che l'Umbria ha cambiato colore quest'anno. Ok, qui vediamo ancora il vecchio tracciato tenuto abbastanza pulito, almeno su questo punto. Questa teoricamente, se uno la percorre tutta a piedi, la linea dovrebbe finire a Perugia, Sant'Anna. Qui è la seconda volta che incrociamo questi fiori, vediamo se adesso non è nel focus, dai. Che non sappiamo cosa siano, ma vedere i fiori di gennaio è qualcosa di straordinario. Queste che vedete erano le strutture che dovevano servire al passaggio della corrente, qualcuno mi dice ancora che sono elettrificate, ma non credo. Si sentirebbe proprio il rumore della corrente attraverso i fili. Quelle che vedi rotte sono gli accoppiatori, non è una cosa importante del cavo. Se fosse rotto il cavo non potremmo stare neanche qui sotto, dovremmo fulminare. Questa è la giornata di oggi, è tutto oggi che è così, fortunatamente non piove e ci permette di girare questa mini diretta. Ricordo per chi ci segue su YouTube che il video esce non appena avrò finito di girare la live, quindi lo vedrete in replica.
qui ecco, più ci avviciniamo verso il centro della città e più compaiono questa specie di fiori che continuano a capire, non capisco che diavolo sono. Tu sapete, scrivete nei commenti del video quando uscirà. Allora, qui ci stiamo avvicinando ad un'altra stazione che purtroppo è coperta dalle piante, quindi non la vediamo. Non ho idea di che stazione sia, ma comunque do un attimino il solito sguardo panoramico all'indietro. Ecco. Questa è la zona in cui siamo. Procediamo, qui ci hanno messo questo pannello in modo che forse non vedessimo di là. Io adesso mi arrampicherò sul muro e vi farò vedere cosa c'è dall'altra parte, appena trovo il modo di farlo, ovviamente. Restate connessi. Riesci a vedere il nome? Tu collabora, collega, riesci a vedere il nome della stazione qui? No, questa è prima da Via del Faggio, adesso ci scenderemo, ci passeremo sotto a questa cosa qua. Vi faremo vedere com'è l'altra stazione, Campidello. Ecco, vedete? Questa perlomeno è rimasta libera da erbacce. Si vede che probabilmente qui lavorano meglio che da noi. È sempre a un binario solo, naturalmente. Era previsto il doppio binario, ma come vedete lo spazio non c'è. Intanto vediamo che iniziano, forse non le vedete, si iniziano ad accendere le luci. E noi dobbiamo chiudere questo breve live alla scoperta di quello che non va nella nostra zona. Anche perché tra poco dovremo girare e non ho idea da dove si passi. Questo è quello che rimane, guardate a terra anche. La vecchia centrale Umbra, adesso accendiamo la luce rivelatrice che stiamo girando, così ci vedono pure, non ci vengono addosso. Perché faccio vedere dove sta a camminare, insomma, non è il caso. Eccoci qua. Questo invece è il passaggio stradale che è stato fatto per la realizzazione. Quando è stato costruito il complesso qui della stazione. Ecco, noi 50 metri più avanti lasciamo il tracciato della ferrovia. Quindi possiamo dire che questa piccola live termina qua. Per il momento. Oppure non so, vogliamo fargli vedere mentre passiamo di sotto. Bene, tanto portiamo le mascherine. Ecco, io mi rigiro, naturalmente stiamo sempre un po'. Che è un rischio mettersi seduti, quindi vado distorto, almeno ci prendiamo entrambi. Ecco, la brigata vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata e un felice fine settimana se domani non usciamo in video. Ciao. Nel caso a sorpresa.